Anch'io ringrazio l'amico Roberto e tutto il comitato scientifico per l'evento. E vediamo un attimino le correlazioni cliniche tra deficit rettile e i sintomi del BPH. Già dai primi studi che risalgono ormai al 2005, cioè era stato messo in evidenza che comunque il deficit rettile è qualcosa di prevalente, fastidioso e comunque sottodiagnosticato nei pazienti che consultavano l'urologo per la sintomatologia ossessiva. Qui possiamo vedere che lo studio era stato appunto effettuato in Germania, 500 urologi che avevano valutato consecutivamente 20 pazienti dandogli poi dei questionari per l'elezione. Si era visto appunto che dopo questi questionari c'era stato un incremento significativo quindi della diagnosi del deficit rettivo, di una pianificazione del trattamento e di una correlazione statisticamente significativa tra BPH e deficit rettivo. La prima obiezione poteva essere a questo punto che entrambe sono correlate con l'età, cioè è chiaro che entrambe correlano con l'età, quindi è chiaro che un soggetto di 70 anni ha maggiore prevalenza di deficit rettivo e di sintomatologia ostruttiva, ma si è visto che poi la correlazione viene mantenuta anche dopo una stratificazione per fascia d'età e quindi il deficit rettivo è statisticamente correlato con l'età e con la severità dei lassi. Sappiamo tutti, le premesse sono state quelle che partendo dai dati di una prostatectomia radicale, in realtà si è visto che la diminuzione delle lesioni notturne porta a una riduzione dell'ossigenazione tessutale, quindi un'alterazione della funzionalità liscia, della muscolatura liscia dei corpi cavernosi. E chiaramente questo può influenzare con la preservazione delle lesioni, quindi l'ipossemia alla fine induce e determina una fibrosi peniena. E da qui poi si è arrivati a sviluppare un po' le quattro teorie che sono alla base dell'esplicazione eziopatogenesi tra deficit rettile e dei LAS. Quindi essenzialmente abbiamo un'iperattività alfa-energica, quindi del sistema nervoso autonomo, con un'iperproliferazione delle cellule muscolari lisce e un incremento del tono delle cellule muscolari lisce, perché c'è una maggiore sensibilità dei recettori alfa-energici. Poi abbiamo comunque a livello prostatico e vescicale un'infiammazione con un aumento dell'attività della rochinasi. La rochinasi è un'enzima che va a determinare una maggiore contrattilità muscolare, quindi teniamo sempre lì un aumento del tono muscolare, ma soprattutto a livello peniene e pelvico abbiamo una riduzione dell'attività dell'enzima idrossiosintetasi che a livello peniano è stato il meccanismo cardine dell'elezione, proprio perché tutto è basato sulla produzione di ossido che a livello peniano dà una vasodilatazione e un'elezione. E per ultimo abbiamo un'ischemia e una aterosclerosi pelvica. Chiaramente questi fattori di rischio sono un po' comuni tra i soggetti che hanno dei LAS e i soggetti che hanno un'erectile dysfunction, quindi troviamo fumo, obesità, consumo di alcol, ipertensione, diabete, soprattutto la sindrome metabolica che accomuna un po' tutti ed è questo un po' il tema che sta emergendo in questo ultimo periodo. Tra le varie cause dei LAS, essenzialmente la polipa notturna con la chiusura è quella che va a determinare un maggior peggioramento un po' della qualità di vita del paziente stesso. E questo studio ha dimostrato appunto che l'incidenza e la remissione della notturia possono essere molto variabili, ma essenzialmente sono correlate all'età. Lo vediamo che l'incidenza della notturia è statisticamente correlata con l'età. Abbiamo 11,5% dei soggetti al di sopra dei 70 anni, ma dobbiamo dire che c'è anche una remissione globale per anno di questa notturia. E quindi qual è il messaggio? Che comunque cioè, dobbiamo tenere in considerazione per valutare cosiddette decision making, cioè un po' l'approccio terapeutico, considerando che c'è anche una remissione spontanea per anno. Comunque, questo studio di Calzanico, quindi del gruppo di Milano nazionale, ha dimostrato che alla fine è andato appunto a analizzare la prevalenza e l'impatto della nitturia sulla funzione sessuale, oltre 544 pazienti, a cui è stato somministrato chiaramente l'International questionario IELTS score per la funzionalità rettile e il PSS che tutti conosciamo per la sintomatologia ostruttiva. Queste sono un po' le caratteristiche demografiche dei pazienti, ma il risultato qual è? È che i domini SD e OS dell'IELTS score, che sono essenzialmente quello del desiderio sessuale e della gratificazione globale sessuale, sono quelli maggiormente peggiorati dalla nitturia. Chiaramente questo che
qual è il messaggio alla fine? Che la prevalenza dei LAS deve comunque rientrare in un quadro anche in cui deve essere integrata la funzionalità sessuale, deve essere studiata, e questo per una migliore benessere sessuale a 360 gradi. E quest'altro studio effettuato in Cina, anche in questo caso si è provato un attimino a analizzare la correlazione statistica tra i LAS e i vari fattori, è emerso che le relazioni statisticamente significative erano rappresentate soprattutto da age, dall'età e dal BMI, quindi ritorniamo un po' ai fattori di rischio che ho fatto vedere prima, che accomunano entrambe le sintomatologie. Queste sono un po' le raccomandazioni, perché adesso possiamo un attimino a spiegare un po' la terapia. Le raccomandazioni delle linee guida europee le conosciamo tutti, quindi alfa lipici, 5 alfa reduttasi, e negli ultimi anni sono stati introdotti i PDFI inhibitors, inibitori del PDE5, proprio perché il meccanismo exopatogenetico, l'ho fatto vedere prima, era quello di un'ipertone alfa tetraergico e di un mancato rilassamento dell'ossio nitrico. Quindi perché introdurre i PDFI inibitori? Perché c'era un maggior incremento di ossio nitrico a livello peniero, ma anche a livello prostatico e a livello del vescicale, quindi andare un po' a contrastare quell'ipertone alfa tetraergico e determinare quindi una migliore ossigenazione locale. Però i farmaci che utilizziamo, dobbiamo chiederci, peggiora, cioè noi abbiamo utilizzato dei farmaci per il PPH, ma questi farmaci cosa determinano poi su quella gratificazione sessuale? E qui vi ho ricordato un po' gli effetti collaterali, cioè ad esempio quello uno dei maggiormente utilizzati è la xilodosina, e come vedete ha un'eiaculazione del 48%, un'ipospermia del 23%, riduzione della funzionalità orgasmica del 11%, assenza di sensazione orgasmica del 6%, e anche un deficit erettile dell'11%, quindi noi andiamo a utilizzare dei farmaci comunque per il LAS, ma che possono impattare in modo negativo sulla gratificazione sessuale. Quindi come vedete del 70% dei pazienti avevano una aneiaculazione o ipospermia, 17% sempre che avevano grossi collaboratori, 17% dei pazienti trattati avevano un'alterazione della funzione orgasmica, e questo dato è rilevante invece che erano soprattutto i giovani che avevano più alterazioni della funzione orgasmica, e era soprattutto nel gruppo dei giovani che poi trovavano un 7% di danni di sconti pesci, cioè di abbandono della terapia, perché giustamente devo assumere dei farmaci per il LAS e poi mi vanno a impattare in modo negativo sulla funzione sessuale, quindi in modo autonomo mi sospendevano. Quest'altro studio invece va a analizzare l'altra grossa categoria di farmaci che noi utilizziamo per il LAS e sono i 5 alfa reduttasi. E qui ho trovato, sono studi abbastanza recenti, nel 2016, comunque dando dei dati un po' in contrasto. Questo studio ad esempio ha dimostrato che non c'è un aumento significativo del deficit erettile quando io utilizzo i 5 ali da soli o se li utilizzo in combinazione con gli alfalitici rispetto ai solo alfalitici, quindi sembra non impattare in modo negativo sulla funzionalità sessuale. Ma il deficit erettile era collegato soprattutto alla durata del PPH, e quindi ritorna il fattore di rischio età. Si è visto anche che il finasteride, un miligrammo preso per alopecia, anche in questo caso non andava a impattare in modo negativo sul deficit erettivo. Quest'altro studio invece in modo completamente opposto, alla fine una review sistematica con una meta-analisi fatta da Favilla e collaboratori, ha appunto dimostrato che il deficit erettile e l'alterazione della libido, quindi la performance sessuale globale, erano significativamente più grandi nei trattamenti in combinazione rispetto a chi prendeva alfa lipici soltanto o rispetto a chi faceva solo la monoterapia con 5 ali, per dire che le terapie in combinazione 5 ali più alfa lipici andavano poi a inficiare in modo più negativo sulla funzionalità erettile, quindi di spazio. Quindi ha completamente dati contrastanti rispetto allo studio precedente. E le ultime evidenze sono alla PDE5, PDE5 inhibitors, così le abbiamo analizzate un pochino tutti. E negli ultimi anni hanno preso, cioè è stato parlato molto di questi farmaci di utilizzo daily, quotidiano, e chiaramente tra i vari studi è questo di Dicacci che è andato a fare un po' una bella analisi di tutti gli studi pubblicati in letteratura, però devo dire che il tadalafil è quello che l'ha fatta da padrone, 5 mg daily.
essenzialmente si è visto, qui si parla di 5 inibitori, ma essenzialmente è per più, quindi migliora le IDATS, quindi il PS score, migliora le F-domain, quindi l'International Index of Erectile Function, però si è visto alla fine che i dati oggettivi, se parlo tanto adesso di dati oggettivi, qui parliamo di profusimetria, con Max non lo modifica nel modo più assoluto, però alla fine il paziente stava meglio dal punto di vista ordinario. E lo studio alla fine come conclude? Che mancano i dati sulla progressione della malattia, mancano i risultati a lungo termine e mancano soprattutto degli studi riguardo al costo efficacia, perché PD5 sappiamo tutti che hanno un costo. Quest'altro studio è anche interessante perché andava ad analizzare sempre l'efficacia del tadalafil 5 mg, ma in realtà trova un cutoff dell'età, era 75 anni, praticamente al di sotto dei 75 anni i 5 inibitori potevano avere qualche effetto sui LAS, al di sotto dei 75 non aveva alcun effetto sui LAS. E questo verosimilmente perché chiaramente l'età più avanzata, abbiamo più patologie, più farmaci, potevano andare a influire negativamente sulla funzionalità del farmaco stesso. Concludo con altre due diapositive perché sono andato a fare appunto questa ricerca proprio molto recente, perché si parla sempre di tadalafil, ma così che sugli altri inibitori non abbiamo studi, e ne abbiamo due recenti sul sildenafil. Quindi sildenafil, questo studio andava appunto a analizzare l'efficacia del sildenafil 25 mg o placebo associati alla funzionosina, e si è visto che l'associazione migliora comunque i LAS, la funzionalità erettile chiaramente, rispetto alla monoterapia con funzionosina stessa, migliorando anche il flusso urinario massimo in entrambi i gruppi. Quest'altro studio, e concludo, tre gruppi: il gruppo 1 sildenafil 25 mg one day, il gruppo 2 sildenafil preso mattina e sera sempre 25 mg, il gruppo 3 sildenafil 50 mg. Si è visto che tutti e tre i dosaggi miglioravano l'IPSS, ma quello che riduceva in modo statisticamente significativo la notturia era solo di 50 mg. Anche in questo caso, come il tadalafil, non c'è una modificazione nei dati oggettivi di flusso urinario, né Qmax né Ql, cioè il residuo post-menzionale. Tutte le categorie di farmaci chiaramente erano ben tollerabili. E penso di aver concluso, grazie dell'attenzione.